Pellegrini, Frattesi, Chiesa, Scamacca. Sì. Sarebbe un 4-2-3-1 in teoria, poi mascherato in mille modi perché magari Frattesi e Pellegrini tornano anche indietro, però più o meno è questo. Mentre invece l'Albania in porta... Ma che cazzo ce ne frega dell'Albania, diciamo. Raccoci. Ma se mai scendessero come vogliono. Anche non sappiamo che schema abbiano, abbiamo dei numeri messi a caso qua, come sarebbe così? No, credo anche loro 4-3-3? No, anche loro sono 4-2-3-1. Adesso sì? Vediamo. La cosa l'hai capito dalla maglia? No. Stiche pallone. Guarda il si vede ancora, vedi, guarda bene, guarda lo stupore del Papa. Dove sta? Dove l'hai messa? Hai detto anche succa quando hai fatto così con la mano? No. No, spero di no. Certe cose Sussillo non si entra, sì, di ho chiesto, almeno una domanda. Era una domanda, però io... Chiedere lecito. Punizione. Cioè, ma ogni volta c'ha cioè, le giornate a tema, cioè sì. I comici, hanno fatto un mese fa, i cantanti. Quando tocca ai tassisti, che sì. Io mi imbuco. Cioè... Era influenza. Sembrano le categorie dei partecipanti di Pechino Express. Fanno i suoceri. Influenza. Lo diciamo avvelenati perché lo certo. Ha chiamato. Ovvio. Tutta invidia, tutta invidia. Certo. Cioè, pensa... Se una volta fa, invitiamo 100 stronzi. Eccoci. Gli stronzi. Allora, lì ci siamo, Antichi, Gerarducci, Amato, proprio i primi della lista. Esatto. Gallappa. Cos'è che hai? Un polpo? Cos'hai lì? Ho delle corde. Cosa hai estratto dalle tasche? Che cos'è quella roba? Ho delle corde in tasca. Oh. Le corde. Io oggi non ho delle corde in tasca. Beh. Però parla nel microfono. Sì. Fini così. È microfonista purtroppo. Ecco, che... vai. Povero Cristo, mi doveva far lavorare anche lui. Che... Ah, così? Ecco, doppio, in stereo. Allora, questa, ci sono diverse delle corde di diversa lunghezza. Certo. Sì. Che questa è un po' la... È un po' la metafora dell'uomo, direi, sì, questa, no? Questa è lunga, vedi, come la mia gamba. Sì. Questa è lunga come il mio braccio. Sì. No, va bene, abbiamo capito. Mi piacerebbe, peraltro. Allora, io vorrei dedicare questo gioco a un mio compagno, perché prima volevo spiegare a tutti voi che cos'è un'illusione ottica. Giusto? Sì, ecco. È un'illusione ottica. Tanto rientrano le scuole in campo. L'illusione ottica genera che cosa? Stupore. Sì. Lo stupore che cos'è? Quando fai una fattura, per esempio, versi l'IVA, poi ti trattengono la ritenuta d'acconto, quello che rimane è lo stupore. Hai mai provato? Quando è lo stupore in negativo. Sai che hai ragione. La sezione negativa dello stupore. La userò quando vado dal commercialista. Che c'hai tanta roba. Quanto prendo di stupore? Gli chiederò. Sta cadendo il libro di Raul. È caduto. Si è rotto. Raccogli il libro di. Ecco, però anche se non ti vediamo il culo È ribaltato di Sociillo. Di Sociillo, cosa può pensare l'amica di tua figlia? Esatto, e pensa alla tua figlia che dice alla sua amica, guarda, questo è mio papà. Guarda, quello è mio padre. Cosa fa tuo padre nella vita? Si mette dentro a un cazzo di pupazzo. Che straffe! Comunque è più difficile scrivere con la sinistra, secondo me. Se sei destro, sì. Io giuro che... L'ho sempre pensato anch'io, ti devo dire, ti devo dare ragione. No, è vero, è più difficile. Ah, no! 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 Madonna mia! Ragazzi, che brivido, che brivido, che brivido. Ha deviato Donnarumma perché ha esultato. Seferi ha rischiato il pareggio all'89esimo. Che calafiore. Di ma quando l'hanno convocato? Ma lì c'era il non l'hanno mai convocato. Ma si è imbucato, è quello che è entrato in campo prima. Hanno staccato e non abbiamo visto che era fuori. La maglietta si è tarocca. Si è fatto la maglietta tarocca, si è buttato. Ma quando l'hanno convocato? No, l'hanno convocato. Veramente. L'hanno convocato e dal primo giorno dice, sì, ma tanto, sai che ne hanno convocati tre in più, no? Dicevo, tanto comunque uno dei tre ma che perché? Rimane a casa e ma cosa serve? Tra l'altro è Aristoteles dell'allenatore del pallone. A me non dispiace neanche come ha giocato quest'anno, ma non è quel ruolo, non abbiamo. È stata la sostituzione, è uscita Barella. Di quello stiamo parlando? Sì. Ed è entrato Folorunscio. Chi è entrato? Allora cosa strilli? No, chi è entrato? Folorunscio. Onolulu? Più o meno. Una sostituzione fatta per Vannacci, secondo me, questa qua di Folorunscio. Sfregio Vannacci. Quelle sedute le cambiate poi? Le? Sedute quale scomode e sembra essere successo per 90 vabbè. Non lo so io ragazzi.
sei contento? Infatti. Sì, sì. È il sogno della mia vita. Non sei mai stato successo per 90 minuti. 90 minuti di successo senza nessuno che mi rompa il coglione. Che uomo sei se non sei stato 90 minuti? Le serie TV dove le guardi? Guardano successo. Uomo sono stitico. Hai detto il sogno della mia vita. Mica ci stai per cagare successo. Andare lì, stare seduto senza nessuno che ti rompe i coglioni. No, aspetta, però una telefonata. No, che cacchio. Sto cagando. Traversone. Ricordiamo in libreria il libro si chiama Raul. Com'è che si chiama? La vita è un mazzo di carte. Neanche il nome del tuo libro. Che libro, che titolo di merda. Volevo fare il gioco che non bisogna mai fare. Tra l'altro posso far vedere una cosa, scusami, perché uno va in libreria e dice vabbè, ma compro sta cagatina o sta cagatona? Allora, domanda. Dovendo scegliere. Ma vediamo la differenza di prezzo. Dov'è? Allora, noi sono 424 pagine. Impegnati ci siamo. 19,90. Dov'è il capitolo? Il tuo, che sono neanche la metà. Costa 3. Sono 200 pagine scritte grandi. È male anche. Una cosa. Costa uguale, costa uguale. È una truffa. Guardate la differenza. È una truffa. Perché quello che c'è dentro tutto oro colato. Non solo. Ma dai. Qui tu sei stato citato. Sì, esatto. Qua loro sono stati citati. Allora, tu ci hai citato? Sono stato citato. Noi che ti abbiamo tolto dal. Scusa Raul, noi che ti abbiamo tolto dal vendere cessi. Ci hai citato nel tuo libro? Schizzricht al cornutone.